Medico, critico d'arte e scrittore, Roberto Gramicci ha scritto ben 13 libri, l'ultimo dei quali si intitola La notte più buia. Il libro si intitola La notte più buia, cronache di una generazione. È un titolo che apparentemente fa pensare a un noir o a un giallo. Niente di più sbagliato. Si tratta di un libro che è nato durante il lockdown, quindi La notte più buia fa riferimento un po' alle atmosfere cupe di quel periodo e che racconta la storia di una generazione attraverso una selezione di racconti, di episodi, di fatti, che genericamente si ispirano a fatti realmente avvenuti, ma che non sono riferiti in modo naturalistico, ma piuttosto per raccontare quelli che sono i tipi della realtà di un periodo lungo, oltre 60 anni, che io ho attraversato insieme a tanti miei coetanei, insomma. Un po' ci ha svelato già il contenuto, come è articolato proprio, ecco, che cosa troviamo in dettaglio? Dunque, la caratteristica principale è che gli episodi che sono raccolti nel libro si susseguono in modo non cronologico e parlano di eventi realmente accaduti, magari modificati, modellati dalla mia personale fantasia. Possiamo fare qualche esempio, magari? Per esempio, racconto dei casi clinici, essendo medico, oltre che critico d'arte e scrittore, questo è il mio 13° libro, racconto dei casi clinici, ma in maniera divertente. È una cosa che volevo sottolineare, proprio questo taglio ironico e divertente. Ma oltre a casi clinici racconto anche di storie sentimental-sessuali, di incontri, di scontri, di situazioni pericolose. Sono raccontati gli anni 70, quindi gli anni di piombo, gli scontri politici fra fazioni opposte. Io ho una collocazione, chiaramente si capisce sin dalle prime pagine, di sinistra, quindi gli scontri che c'erano con fazioni opposte in quel periodo molto, molto violenti. C'è un mix di Di episodi tutto, che sono quelli che accadono in una vita di oltre 65 anni, certo. insomma. E in una pillola c'è un messaggio che si vuole dare con questo libro? Il messaggio è che la fragilità può essere una risorsa, può essere non solo un problema, non solo un vincolo, ma una straordinaria risorsa, come una molla che si carica a fronte delle nostre esperienze dolorose per poi scattare e produrre un riscatto, un'emancipazione, sia individuale che collettiva. L'autore sta promuovendo il volume attraverso una serie di presentazioni, una delle quali si terrà proprio qui nel nostro municipio. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabin.